Ci troviamo al Teatro Golden, dove sono appena concluse le riprese e le repliche dello spettacolo Chiamala Ancora Amore, con Daniela Morozzi e Gianni Ferreri. Qui abbiamo presente una delle protagoniste, sì. Daniela Morozzi. Sì. Com'è lo spettacolo? Lo spettacolo, ecco, è bellissimo. È bellissimo. Correggo, perché insieme a Gianni Ferreri e Daniela Morozzi c'è anche Emanuele Prozzi. Certo. E Giulia Marinelli. Emanuele lo conoscono molti per il cinema, però è la sua prima volta a teatro, e anche per Giulia. Sì. E diciamo che abbiamo battezzato due giovani attori alle asse del palcoscenico, insomma, al teatro, quindi è stato un viaggio meraviglioso. Lo spettacolo è uno spettacolo divertentissimo, molto dolce, una grande favola moderna, io la definisco un po' così, perché è proprio una favola. Se ci mettessi C'era una volta all'inizio e poi il finale, con proprio, sai, vissero felici e contenti, secondo me sarebbe veramente una favolona moderna. Il gruppo di autori è lo stesso dei precedenti miei spettacoli del Golden. Ricordiamoli, Fornari, Augusto Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli. La regia però questa volta non è di Augusto, ma è di Tony Fornari. E tu sai che i fratelli Fornari ormai in capitale sono due... sono molto prolifici, scrivono sempre. Scrivono e poi e hanno successo. Con la qualità, cioè le loro commedie sono veramente sempre... centrano sempre dove devono centrare. È la storia di una famiglia, di un padre, una madre e un figlio. Il padre e la madre sono in crisi dopo 25 anni, stanno festeggiando le loro nozze d'argento e sono un po' come moltissime coppie, dopo tanto tempo il rischio di scoppiare è abbastanza alle porte, diciamo. E loro cercano di tamponare questa infelicità e questa incomunicabilità virtualmente, cioè tu sai che in Italia ci sono tantissime le persone che si incontrano sulle chat, che chattano, che si scrivono, che usano, diciamo, internet o comunque un mezzo, no, un po' meccanico, come potrebbe essere sembrare soltanto il computer, mentre di là poi ci sono vite, cuori che pulsano, no? Sì. Che si conoscono appunto su questi siti, e i numeri tra l'altro sono impressionanti, e loro fanno un po' questo, cercano di alleviare questo momento così difficile, così anche di smarrimento, no? In una relazione d'amore in questo modo, e il figlio, quando lo scopre, fa di tutto perché questa cosa non accada, convinto che loro si amino sempre, e in parte anche impaurito che questa relazione finisca. E da lì succede tutto, perché lui ordisce un piano insieme alla sua fidanzata per far sì che i suoi genitori stiano insieme, insomma, non si separino, non si lasciano, eccetera. Che è un po' anche questo, è un dato interessante, perché i ragazzi di oggi, cioè i giovani, a differenza un po' della generazione nostra, no? Che era una generazione che, insomma, la famiglia un po' anche la rifiutava, no? E tentava in qualche modo di ribellarsi, di proporre anche nuove forme di aggregazione, diciamo, no? E invece sono ritornati tantissimo alla famiglia, al voler stare insieme, allo sposarsi, al matrimonio, no? A questi valori. Quindi veramente è centratissimo, e anche è veramente un tema centrato, secondo me. E poi è scritto... poi un po' ricorda anche il titolo di la canzone che ha vinto anche Sanremo, di Roberto Vecchioni, Chiamala Ancora Amore. Sì. Devo dirti che lui l'aveva scritta, lui era Chiamami Ancora Amore, e poi Roberto Vecchioni l'aveva scritta anche in, insomma, il senso era molto più ampio, no? C'era anche tutto un messaggio, certo, se vuoi, più dentro, politico, rispetto alla società, alla crisi, cosa che qui c'è, ma in modo è, però sicuramente Chiamalo Ancora Amore ha un suo senso, certo. Il titolo è quello di cui si parla, cioè questo ragazzo vorrebbe che noi continuassimo, riscoprissimo il desiderio di parlare. A volte ci si adagia tanto, no? Si pensa e si dà tutto per scontato, cosa che non è. È banale quello che sto dicendo, ma è talmente vero, cioè è banale perché è così vero e così diffuso che sembra, che lo senti dire, capito, talmente tante volte che dici. E invece quando una sera ho detto a un ragazzo
Vabbè, è uno spettacolo semplice, è bello, insomma, però credo che la sua forza sia la semplicità. E lui mi ha detto: ma la vita è molto semplice, nel senso che è complessa, ma è fatta di cose semplici, no? Sì, sì. Di ricerca d'amore, di ricerca di stare insieme, di ricerca di capire. È un po' uno spaccato dalla realtà, sì, diciamo, molto, quindi non è molto, che vediamo delle cose no, strane, no, ecco. No, non ecco. Vedi cose strane, ma si gode un sacco anche noi a farlo, è veramente. So che avete avuto molto successo e quindi molto. Poi lo riprenderete. Noi lo riprenderemo il prossimo anno, in finale di. Sarà proprio in abbonamento, perché quest'anno è stato. Fuori abbonamento. Sì, è venuta fuori questa scrittura. Ci siamo trovati, abbiamo detto: lo facciamo, sì, lo facciamo fuori abbonamento, e ha avuto un successo, è pieno sempre, è stato veramente inaspettato, perché non pensi che accada, invece è successo, appunto, il successo è successo. È successo. E quindi siamo felici di rifarlo invece in abbonamento il prossimo anno. Oh, invece adesso, diciamo, sei instancabile, perché finito questo spettacolo, poi solo per due giorni farà invece un altro spettacolo che tiene protagonista con un'altra persona, con Brizzi, Leonardo Brizzi, e ecco. Maria Grazia Campos alla voce. Ecco, guarda, ho colonizzato. È uno spettacolo sulle badanti, da quello che ho letto. Ecco, ho colonizzato il Golden, il fuori abbonamento del Golden. L'ho colonizzato io e sono molto contenta. Intanto che Maya mi faccia fare questo spettacolo, perché Andrea l'ho visto a Firenze, nonostante diciamo sia un po' distante per certi aspetti dal genere che viene fatto normalmente al Gold, lui l'ha voluto, gli era piaciuto tantissimo. È un lavoro di indagine che io ho fatto per molto tempo, quasi due anni e mezzo è durata la lavorazione di questo spettacolo, il reading, poi in una prima forma di messa in scena, poi con la regia di Riccardo Sottili la definizione, e ho conosciuto tantissime donne che svolgono il lavoro di cura. È stato un po' un modo forse per parlare di mia madre, che è affetta da Alzheimer, e io non riuscirei adesso a raccontare la sua malattia, insomma, è ancora abbastanza bruciante, però è stato un modo per parlarne, se vuoi, trasversalmente, casualmente. Ci sono delle volte che tu cerchi le storie, delle volte che le storie vengono da te, ti prendono e ti cercano una voce per essere raccontate, e passi te di lì, e casualmente è andata così un po' come gli incontri d'amore. Sì. E ho conosciuto tutte queste donne, le ho intervistate, e quindi faccio questi sei personaggi, e alcuni in forma di narrazione, altri in forma proprio di personaggio. Faccio questa donna ucraina molto bella, pensa, era una donna che aveva due lauree là, aggiustava sottomarini, era un ingegnere meccanico navale. Sì, perché molte vengono in Italia anche avendoci una laurea. Veramente straordinario, un personaggio straordinario. Sì, sì, sì. E quindi ho scritto con la collaborazione di Leonardo Brizzi queste storie. E poi mi mancava però il badato, perché badante è un termine dispregiativo, no? Che viene un po' dalla Bossi Fini, è stato coniato questo termine molto, che si bada agli animali, no? Allora io ho detto: allora va bene, si bada agli animali, e allora io lo chiamo mangiare, bere, dormire, perché è quello che viene detto spesso dalle famiglie, le donne, alle badanti, cioè ti diamo da mangiare, da bere, da dormire, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più, certo. E poi storia di badanti e badati, perché ho detto: se c'è le badanti, gli altri saranno badati, certo. Per far capire che non è che c'è il paziente, la badante, capito? Diventa, insomma, dovremmo utilizzare i termini, le parole sono importanti. E purtroppo quindi, è solo per due giorni, poi solo per due giorni. Ecco. Solo per due giorni. E un po' di riprenderlo. Mi ha regalato le sue poesie, si chiama Alberto Bertoni, è stato un viaggio meraviglioso, e che tratte da un libro, si chiama Ricordi d'Alzheimer. Noi lo facciamo due giorni, il 20 e il 21 maggio, per adesso. Spero che deve riprendere, perché insomma la versione definitiva è stata dell'anno scorso, abbiamo girato tanto quest'inverno, e ora sbarchiamo un capitale. Che è un tema abbastanza scottante, quindi potrebbe anche essere ripreso come uno spettacolo. Io lo spero molto, lo spero molto. Accadono cose belle. Al pubblico, è un problema che riguarda quasi 2,5 milioni di persone, non è che le famiglie italiane che hanno la badante sono tantissime, anche che hanno malati in casa da accudire con una difficoltà, perché la famiglia non è certo più la stessa di 40 anni fa. E un saluto adesso per i nostri telespettatori. Mamma mia, che meraviglia. Intanto avete un giornalista straordinario, viene sempre, un amico vero, quindi ringrazio tantissimo tutti voi telespettatori, che ti dico, voi verrebbe darvi tantissimi baci, ne butto 4 5
così. Grazie di essere venuti qui al Teatro Golden, vi aspettiamo, ciao. Grazie a te, ciao ciao. Ciao. Ciao.